Abdullah Abdullah e Ashraf Ghani si affronteranno al ballottaggio delle presidenziali afghane il 14 giugno. La commissione elettorale ha annunciato i risultati definitivi del primo turno del 5 aprile. Abdullah è ampiamente in testa con il 45%, ex resistente contro l'occupazione sovietica ed ex ministro degli esteri. Di recente ha ricevuto il sostegno di Zalmay Rasul, il candidato del presidente Hamid Karzai è arrivato terzo. L'ex funzionario della Banca Mondiale ed ex ministro delle Finanze, Ashraf Ghani, sarà il suo sfidante grazie al 31,6% dei consensi ottenuto. Entrambi sono favorevoli al trattato bilaterale che Karzai si era rifiutato di firmare per la permanenza di almeno 8.000 soldati statunitensi dopo il ritiro delle forze della NATO a fine anno. La sicurezza sarà la questione principale per il prossimo presidente. I talebani hanno lanciato l'offensiva di primavera lunedì scorso. Dal 2013 i loro attacchi sono fortemente aumentati, ha fatto sapere l'International Crisis Group.